Vivi Benessere torna al Palacongressi di Rimini dopo 2 anni, 2 anni in cui il settore del benessere del corpo, della mente e dello spirito, come lo intendiamo noi, è aumentato in maniera esponenziale. In realtà viviamo un aumento da circa 10 anni. Noi quest'anno festeggiamo il 30° anno della Macro. Siamo nati nel 1987 a Firenze. E devo dire che quando siamo nati era un settore, questo veramente inesistente. Si potevano contare sulla punta delle dita le persone che erano interessate agli argomenti che noi trattiamo, all'alimentazione naturale, al benessere del corpo, lo yoga, le medicine naturali. Ecco che ci troviamo a un Vivi Benessere rispetto a quello di 2 anni fa che vedeva 60 espositori e che in questa edizione conterà 200 espositori. Quindi, più che raddoppiato il numero degli espositori, più che raddoppiato il numero degli eventi, delle attività che verranno fatte all'interno. Infatti avremo una ventina di conferenze a pagamento, ma anche 20 conferenze gratuite. Ci saranno show cooking e dimostrazioni di autoproduzione gratuite, free class dove sarà possibile sperimentare lo yoga, la meditazione e tante altre discipline in maniera del tutto gratuita, anche altre classi invece a pagamento con esperti di risonanza nazionale e internazionale, quindi veramente un Vivi Benessere cresciuto in maniera enorme. Le novità di Vivi Benessere quest'anno ovviamente sono tante, e una in particolare su cui terrei a rimarcare è quella di Vivi Yoga, ossia avremo un'area completa del Palacongressi dedicato allo yoga con i massimi esperti e all'interno di quest'area un'area dedicata specificamente ai bambini. E questa è una cosa veramente molto bella perché purtroppo negli ultimi anni vediamo che i bambini sono sempre più fermi davanti a computer, davanti a TV, perdono un po' il contatto con il loro corpo, con la fantasia. Invece in quest'area dello yoga, essendo che ovviamente non si può fare yoga per bambini come si fa per gli adulti, si farà yoga imitando gli animali, imitando le piante, yoga in maniera giocoso e quindi i bambini avranno modo di divertirsi allo stesso tempo di sperimentarsi col loro corpo ed è una cosa veramente che ci immaginiamo avrà grande successo, molto bella. Il Palacongressi di Rimini risponde perfettamente alle esigenze di questo evento perché noi, come dico, non facciamo un evento, non facciamo una fiera, non facciamo una sagra, ma è un mix di tutto questo tutto insieme. E quindi una struttura normale non può offrire questo servizio. Ci vuole una struttura che abbia a disposizione uno spazio espositivo, una struttura che abbia a disposizione tante sale di grandi e di piccole dimensioni, una struttura che anche in qualche maniera deve comunicare benessere, quindi il fatto di essere immersi in un parco con vetrate molto ampie, quindi molta luce, molto legno è stato utilizzato nella realizzazione di questo palacongressi, fa sentire già le persone bene, cioè io già adesso giravo fra gli espositori, non è ancora iniziata la manifestazione, già mi dicevano si sente una bella energia, ma perché già in sé il palacongressi ha una bella energia per come è stato costruito e come è stato realizzato.